Saranno 50 tra negozi, artigiani e pubblici esercizi i protagonisti della nona edizione di Via Romana in Festa, l'iniziativa targata Confesercenti che tornerà sabato 9 settembre dalle 18 a mezzanotte. Sarà possibile venire, divertirsi, grandi e piccoli. Ci sono varie attrazioni, ci sono giochi per bambini, gonfiabili, bolle di sapone, c'è la danza contraerea davanti alla chiesa con lo spettacolo aereo, ci sono delle società sportive, ci sono le esibizioni delle scuole di ballo tradizionali, ci sono ben 3 punti musicali importanti. Quindi oltre a questo poi naturalmente tutte le attività di somministrazione fanno il loro bel lavoro di scene lungo la strada e quindi sarà possibile anche cenare con i nostri prodotti tipici. Per l'occasione l'importante arteria commerciale cittadina si trasformerà in isola pedonale. Via Romana in Festa per noi intanto è una conquista, perché quando è iniziato questo evento non ci credeva praticamente nessuno che si potesse realizzare, che si potesse chiudere la strada, che si potesse portare tanta gente in quella zona, e invece il tempo ci ha dato ragione, perché le attività ce ne sono tante, tutte motivate, è gente che ha bisogno di farsi un po' di pubblicità, di farsi vedere, di dimostrare che ha delle attività proponibili, interessanti, che propongono servizi e prodotti che possono interessare un po' tutta la cittadinanza. Ovviamente ci sono sempre dei problemi di costi, perché la vita è sempre più complicata. Abbiamo trovato degli amici importanti, tra cui Estra, che ringraziamo pubblicamente insieme agli altri sponsor che ci supportano in questa avventura e che ci danno la possibilità di riaffermare questo appuntamento che per noi è fondamentale. Estra è vicina ai territori di origine, quindi vicina ad Arezzo nel caso specifico, e questo è un bel esempio di come si può stare insieme, di restituire un valore positivo anche a un luogo che è la strada, che ultimamente nelle cronache di tante città e anche in quella di Arezzo emerge soltanto per aspetti negativi.